Io mi sono invecchiato senza sapere che le montagne potessero buttare tutti i fiori. Ho sempre pensato che le nebbie risalissero dalle acque della pianura, o che le nuvole scendessero giù. Ho smesso di fare il geologo, ho coltivato la mia ignoranza e basta. Abbiamo dovuto stanotte. E stamattina arrivavo là. E io ho dimostrato di essere un ignorante. Il 12 novembre. Apposta si chiama Nino, perché forse era Nino. È stata tolta la sediglia, si dice, buono, non so, il ricciolino sopra la N. Il Nino. Il Nino. Troppa evaporazione sta. Ma comunque quello che sta dicendo non serve a nulla, perché l'uso del computer dove io pubblico è limitatissimo ormai. Ormai il computer è passato di moda, è come parlare al vento. Le persone di una certa età non l'hanno mai toprato. I giovani sono passati al telefonino. Praticamente c'è stata un'ondata di 4-5 anni. E va esaurendosi l'uso del PC. Quindi questi appelli, forse tutte le fumate che ho registrato, non sono state viste da nessun cantariciano, probabilmente. Nemmeno il vulcano su della montagna, il più plateale, non è stato visto nemmeno quello. Sono sicuro. Quei pochi che adorano il computer vanno su Facebook a chattare e basta. Il sesso praticamente. L'argomento del giorno è il sesso. Comunque qua c'è il Nino e ci sono i vulcani. Attività vulcanica. Che a volte retrocede, a volte di su pure. Boh, ormai è tardi, non si vede. C'è stata. Là, sopra le montagne. Sono tutte evaporazioni di zone calde. Cercano di contrastare l'immagine. Boh, questa sarà una stufa, speriamo. Ma questo è interessante. Lì non ci abita nessuno. Avranno bruciato delle immondizie. Ci sono delle stalle e basta. Comunque ecco il Nino, questo qui, questa è una cosa seria. Ecco, sta salendo su, però è parlare al vento, perché anche se lo dico oggi, e chi lo vede? Lo vede uno in Austria, nel Belgio, e chi ti prega quindi? Qua la macchina invisibile è stata riportata. Ecco, questa va forte, forte, insomma, un'andatura allegra, si è vista tutta. Quella che ripresi. Facciamo vedere se è questa. Si è vista adesso, così. Quando passa qua non si vede. Così adesso si vede. O sono esperimenti militari con vernici oppure
emanazione di radiazioni, che ne so, che non permettono la registrazione. Insomma, qui avvengono dei fenomeni strani che i cittadini dovrebbero capire. Andrebbe spiegato ai cittadini di che si tratta. Con questa fumata gli andrebbe spiegata. Io non c'ho la macchina, se no stava vicino. Fammi fare una foto. E vabbè, io mi complimento con gli imperi qua, col Nino. Complimenti al Nino. Ma piove sì. Vengono i viaggi torrenziali, perché è più il vapore che scappa dalle montagne qua che quello che viene dal mare, con le nuvole. Ci bruciano da soli, lo sportiamo anzi. Ma è tanto quello che... Quanto è bella lei, tu mamma non, attento posso dire, ma comunque non può essere una stufa. No? È una bocchetta così, usciva all'improvviso. Questo sta passando qua adesso, no? Ma viene giù da molto, molto più distante da come si vede, perché l'aria che spira verso il nord, l'ha abbassato e l'ha portato qua, quasi rialza. Adesso viene un po' più forte l'aria, è veloce. Sono 10 minuti, mi sto scappando di sogno. Il Nino va sul pieno, il Nino ha riempito tutto, ma abbiamo anche le acque minerali di valore, diciamo, più prestigiose di quanto avessimo creduto. Oh, quelle bianche se si vedono qua, eh? Queste sono le quattro strade, dove ne stanno quelle portate dal vento, dalle correnti. Queste sono appena uscite dalle fessure giù. Tu hai rivigliato o hai chiuso? Vabbè, sta facendo notte. Comunque molti, da molte parti ci sono delle fumate un po' eccessive, diciamo,
per dire una tua, mi sembra un po'... Adesso d'inverno, d'autunno, è difficile fare le riprese perché le case sono tutte sparpagliate, i camini sono dappertutto. Il cammino è tutto. Che fanno? Niente. Guarda quello. Il terremoto stanotte. Terremoti. Anche lì c'è senza una sospetta. Grazie per quello, siamo lontani però. E poi non sta sopra... c'è molto più a nord della casa. Un'eruzione così piccola, generale. Una caldana è passata. Usa gli spiriti, le anime, per rientrare nel paranormale. Cioè paranormale, no? Sembrerebbe normale, ma non è normale. Apparentemente è normale. Questo non è scappato, no? Non riesco a vedere. No, soffermiamoci su questo.